Buongiorno amiche mie e buongiorno dal mio brufoletto. Non mi usciva un brufolo da quando ho finito la cura, quindi per me è traumatico. Infatti ho già preso appuntamento con la dermatologa. In ogni caso, in questa pochettina ci sono i miei nuovi prodotti per la skincare che voglio assolutamente provare e li proviamo insieme. Non ho mai provato prodotti Dior Skincare, ma col make-up mi trovo bene. E tra l'altro ho fatto una scorta anche di questi qui, che sono i miei preferiti. Ho già deterso il viso, quindi passiamo al tonico, che io in realtà non uso nella mia skincare, quindi è la prima volta che applico il tonico. E vado direttamente con le mani, perché con i dischetti assorbe più prodotto il dischetto che il viso. Vi giuro, chi come me ha avuto una fase critica di acne, appena vede un brufolo post cura è un trauma, infatti io sono traumatizzata. Quello là che io voglio assolutamente provare è il siero, che ha delle micro perle, diciamo, quindi dovrebbe illuminare in automatico il viso. Allora, a stenderli sono molto piacevoli, nel senso che si stendono veramente molto facilmente e si sente che penetrano nella pelle. Passiamo al contorno occhi, all'applicatore diretto, quindi molto comodo, ma io vado di mani. Ovviamente io i prodotti skincare soprattutto li valuto dopo un tot settimane che li ho provati e mi ci trovo o bene o male. Quindi l'unica cosa che posso dire ora è che la texture è veramente molto molto piacevole. L'unica cosa è che nel momento in cui ho chiesto recensioni su Instagram a voi, mi avete detto che forse sono dei prodotti adatti a una pelle più matura, però di solito anche questi qui sono per pelli più mature, ma io mi sono trovata benissimo. Questi capelli oggi orribili. Restiamo in tema con Lip Glow di Dior, i miei preferiti, ce li ho di tutti i colori. E nei commenti fatemi sapere se avete mai provato questi prodotti e come vi siete trovate. Devo urgentemente anche fare uno shampoo.